La svolta del 1946. Al referendum del 1946 partecipano tutti i cittadini d'Italia e le donne sono in prima fila, commosse, confuse, frastornate da una novità che non tutte capiscono, ma che era la forma tangibile di un avvenimento storico. Scrive la storica Paola Gajotti De Biase. Viene rovesciato il principio che ha governato la storia dell'umanità intera, quando tutto ciò che porta il segno della ragione e della libertà è opera dell'uomo. Cambia la scena a partire dal 2 giugno 1946. Le donne sono, d'ora in poi, magari a poco, faticosamente, ma con decisione, portatrice di nuovi gesti, di parole diverse, di uno sguardo sul mondo esterno che non sarà più estraneo, perché conosciuto e vissuto. Il 1946 è caratterizzato da una visibile presenza femminile nella sfera pubblica e la stampa indugia su operaie, contadine, suore, borghesi, casalinghe, tutte in fila davanti ai seggi elettorali, pronte a lasciar cadere nelle urne il voto. Vengono senza rossetto, come era stato loro raccomandato, per paura che una macchia potesse rendere il voto nullo, ma con il sorriso. Quello stesso sorriso delle elette alla Costituente quando varcano la soglia di Montecitorio. La costruzione di genere prendeva forma e aveva il volto e la forza di 21 donne. In un paese ad alto tasso di analfabetismo, con la diffidenza ancora estesa di molti uomini verso la partecipazione femminile alla vita pubblica e politica, le costituenti hanno un compito difficile. Devono affermare con forza i diritti appena acquisiti, rivendicarne di nuovi e fornire strumenti legislativi atti a difendere le italiane dalle ingiurie di leggi misogine e inique. Da subito, dai primi articoli della Costituzione, la battaglia ha inizio. A partire da singole parole o frasi che potevano fare la differenza per le donne. Ad esempio, sulla parola sesso, da inserire all'articolo 3, che definisce l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, si accese una discussione infinita. Questa parola fondamentale, che ritroveremo in mille battaglie, per la prima volta messa nero su bianco, riconosceva alla specificità femminile di essere cittadina di pari grado con l'uomo. Era stata voluta da Lina Merlin e tutte avevano fatto quadrato di fronte al parere contrario di tanti deputati maschi. Troppo fragile era la situazione femminile per non ribadire di fronte alla Costituente la posizione paritetica delle donne. Poi, su proposta di Teresa Mattei, riuscirono a inserire nel comma 2 dell'articolo 3 l'espressione di fatto per completare la frase: rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, e via al seguito dell'articolo. E poi ancora, tutte unite, ottennero la modifica della formula conformemente alle loro attitudini, contenuta nell'articolo 51, con una formula più egualitaria, ovvero secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Sembrano sottigliezze linguistiche, e invece erano parole importantissime, perché nascondevano trappole in cui le donne con molto acume evitarono di cadere. Tuttavia, la lotta comune sul fronte dei diritti nella sfera pubblica si sfalda di fronte ai diritti nella sfera privata. Gli articoli 29, 30 e 31, cioè quelli sulla famiglia, stabiliscono una perdurante condizione di inferiorità della donna e passano con la complicità del Partito Comunista Italiano, che non vuole essere additato come nemico del focolare domestico. Anche le deputate comuniste accettano le direttive del partito. E il successo della Democrazia Cristiana e delle sue donne, fortemente legate alla concezione tradizionale della famiglia, è evidente. Ma nello stesso tempo anche le donne democristiane si battono perché nell'articolo 29 passi la soppressione della parola indissolubile relativa al matrimonio. La vittoria si ottenne con lo scarto di soli 3 voti e l'astensione dei comunisti.
ma si consentì, 25 anni dopo, di far approvare la legge sul divorzio senza che fosse in contrasto con la Costituzione. Il vero merito di queste donne fu quello di immaginare il futuro delle italiane, indicandone i diritti fondamentali, senza registrare meramente lo stato in cui vivono, ma superandolo di slancio e con lungimiranza.